Giorsini, sito nelle Murge, è il più piccolo comune della provincia di Bari. Collocato sulla Murgia Alta, ha una storia antica, come dimostrano i diversi toponimi Monte Fudicato prima e Macchia Vetrana poi. In epoca romana, per la sua posizione strategica a 460 metri sul livello del mare, dominante rispetto alla valle del Basentello, fu stazione per il cambio dei cavalli della Via Appia, la Regina Viarum, e del tratturo regio Melfi Castellaneta. Nel Medioevo il suo territorio passò dal Conte Ruggero agli Altavilla di Andria e nel 1197 fu donato ai cavalieri gerosolimitani di Malta del priorato di Barletta. Durante il periodo normanno divenne feudo del Garagnone, luogo legato alla leggenda ispirata al ciclo carolingio di Fontana d'Ogna, originatasi dallo scavo dell'unghia del cavallo di Orlando. Lo stesso Garagnone sarebbe stato creato dalla furia del paladino, che con la sua spada durlindana recise uno dei due colli, in realtà formazioni carsiche. Il castello del Garagnone, lungo il tracciato Gravina-Spinazzola a 3 km da Poggiorsini, ha il nome probabilmente legato a Rogerius Varannone, feudatario di Terlizzi nel XII secolo. Nel 1197 il castello viene donato ai frati di San Giovanni Gerosolimitano di Barletta, che lo conserveranno fino a metà del XIV secolo. Il Garagnone, noto anche come castello di Federico II, compare in un elenco di castelli e domus imperiali federiciani lo Statum de Reparatione Catrorum del 1241-1246. Dopo la morte dell'imperatore Svevo, anche gli Angioini prestarono particolare cura al Garagnone, che insieme ai castelli di Monteserico e di Palazzo San Gervasio formava un sistema efficace di controllo e di difesa ai confini della Basilicata. Il castello e il casale sono presenti in cronache che indicavano anche l'importanza produttiva del luogo, almeno fino al 1731, quando un terremoto lo distrugge. Quando il vicino centro rurale del Castel Garagnone progressivamente andrà in decadenza, il successivo sviluppo dipese dalla presenza dei francescani, che contribuirono ad aggregare nel casale rurale numerose famiglie, attorno alla presenza di una pieve e della cappella dedicata a Sant'Antonio. Fu questo il primo nucleo di quello che diventerà il Poggio degli Orsini, che sostituirono il toponimo di Macchia Vetrana e trasformarono il casale in cittadina, mantenendone le proprietà sino al 1907, quando Poggiorsini divenne comune, riscattandosi dal giogo feudale. Centro del borgo è la chiesa di Maria Santissima Addolorata, al cui interno si conserva un pulpito ligneo realizzato da Vito Tritto di Acquaviva. Nella navata di sinistra è collocata la pregevole deposizione settecentesca di Leonardo Antonio Olivieri. Il luogo più suggestivo resta il Belvedere, che da piazza Alcide De Gasperi si affaccia sui dolci pendii della Murgia e che permette di spaziare sulla fossa premurgiana, sulla fossa bradanica, fino alla catena appenninica. Oggi Poggiorsini è una delle mete per gustare la gastronomia murgiana legata ai prodotti spontanei e alle coltivazioni del territorio.